è l'ultima del 2016, poi si riprenderà in febbraio, sempre il primo venerdì del mese. Però non vi lasceremo in giro, abbiamo organizzato una serata per il 13 gennaio che si chiama Pizza, Poesia, Allegria in Compagnia, che verrà fatta alla pizzeria Il Vecchio Camin, di Palmosè, proprio di fronte alla chiesa c'è la pizzeria, ci riservano una stanza, potete portare chi volete, amici, parenti, mariti, eccetera, eccetera, eccetera. Poi vorrei ricordarvi anche venerdì 16 dicembre ci sarà la presentazione del libro di Antonella Burato. Antonella Burato che è venuta a insegnare pittura qua da noi per molti anni. Adesso ha scritto anche un libro di poesia che presenterà, descriverà i suoi quadri. Ci sarà il pittore Charlie e sarà appunto dedicata un po' alle opere come pittura, come, però verrà presentato anche il suo libro di poesia. Questa è la serata del 16 dicembre. Bene, iniziamo subito. Iniziamo subito il nostro giro di poesie. Adriana, puoi annunciare il tuo prima? Allora, Maria Cavallini. Andiamo in ordine di arrivo, c'era Maurizio Bevilacqua, aveva detto che ne recitava uno a lui, non c'è, quindi parti tu. Ha bisogno di un computer, sta cercando di aiutarlo. Allora, questa è una poesia di Giampaolo Teriani, è stata premiata al premio Soli a San Pietro qualche anno fa. Insomma, da quando era ancora il premio Romi, che adesso ho dato io. Per alzare il microfono perché non si sente. Si sente, se no parlo un po' forte, allora mi sente comunque. L'entro ai vecchi. I vecchi, addosso il gallo d'onde terra, i vive soli, senza compagnie. I gatti pensieri freddi come fiera, che innega vento e lì nelle ostarie. I vecchi, io un disturbo per la gente, gli dà fastidio fin a quando muore. E i vecchi, gli senna cose, gli ascolta, gli sente, ma ormai è come stracche di galore, che destirà tra i crespi del muretto. Non le respira neanche sotto il sole. Anche di notte, al freddo, prendo il letto, non dorme più, chi si gira nel sole. Aspetta la mattina, e passa via, nel rumorare storie e fantasie. La luna fa i vecchi le nastria, la se alza dentro il mare di poesie. L'amore sora gli occhi verdi al scuro, e la regala di più lunghi ancora. Sora la torre ai vecchi che è panduro e che viene voglia di sguardi sora. Ma i tasi, i magna e fa finta di niente e se rancura tutto dentro del tempo e se anche il gala morte lì da rente gli prega di campar per far dispetto. Ed è per gli anni anche la premia qua a San Pietro. Perché non farne due, già che uno è lì? Sì, ma Maria, forse non ti ricordi più due figli. Ah, tutti e due? Allora sì, sì. Ne facciamo due figli, dopo va a prendere la pizza e parliamo con uno dove si arriva, si arriva. Allora, questa lì, a proposito del premio Castello e premio Roghi, lettera aperta, ode al professor Accordi. Professor, ma uno che sì, e questa è la tua festa, ma la festa senza di chi è come un sacco uso, una vegna senza palo, un fior che sa da niente. Se sente che ti manchi, e nel tuo posto uso, l'occhio umido
si struca, la gola si fa rocco e mi voglia arrampicare, attaccarmi a un rofolo di vento, ricamare nuvole di seta, scartossare pensieri sconti e tra un'angonara del cielo, una sforbesata di luna, un lacrimale di stelle, al fin poterti dire, Giulietto, tenè la sala su, uno di mano e cuore te si resta. E il premio Castello, che le andrà a perso, che l'ha perso ti, sarà sempre con te. E lei un ode al professor Accordi. Quello che ha istituito il premio Castello e il premio tutti due insomma, quello della poesia. Sappiamo di Adamo Bressan. Buonasera. Sono commossa. Abbiamo Adamo lo trova. Sulla strada.
facile leggere il dialetto, ah? No, no, ma non è il dialetto, lei che tutti nulla di davanti a capovarsi, non capisco mia perché. Ma Ti ha salutato. Sì, sì. Allora che sarà un altro, vai, si sente la sì. Adesso facciamo il giro di due e dopo ripartiamo con una. Ormai ti rimandiamo alla prossima volta, sarà rimandato ormai. Sì. Ora Carlo Lorenzetti. Lorenzetti. Dall'est, da lontano a c'era Angelo col microfono, quello che vediamo una volta. Tanto buonasera a tutti quanti. Buonasera. 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 Io ho pensato che se è scritta in italiano, se portare una due vie di Natale. Ma sì, siamo proprio. Che si intitola è del Natale. La randellata di vento ha lasciato il pesco fuori, una bianca pulce cristiana la sera, nel fronte di cielo bianche nubi danzano e suono di santoso. Si stendono canti nella valle, il tramonto si è tolto l'ombra rosa per colorare l'alba in mosso. Intanto scorre il coro dei campanili in un filo d'aria ghiaccia, che taglia il silenzio e inonda di giudizio il mondo. Al canto di preghiera della gente, dal cielo, tinto d'azzurro e trasparente, un eco risponde nel lieto sorgere del sole, ed è Natale. Piacente Fiorenza. Buonasera. Vi leggerò Io sono niente senza te. Allora, io sono niente senza te. Ho riletto la tua vecchia lettera, diceva, io sono niente senza te, e ho provato nostalgia e tenerezza, ed ora cosa siamo l'uno senza l'altro? Perché pensiamo che l'altro sia meno indispensabile? Tanti anni, i figli, le gioie, i dolori, le prove, le vittorie, le sconfitte. Cosa ci hanno dato? Cosa ci hanno tolto? Potremo ancora dirci io sono niente senza te? Forse, come gli uccelli, ci accorgiamo di quanto sia indispensabile il nido solo quando qualcuno lo ha distrutto. E non guardiamo più il sole che nasce, e l'erba che cresce, e i prati, e i fiumi, ed ogni altra cosa che la natura ci ha dato, e corriamo,
pazze, formiche, onniscienti e superbe, ma anche stupidissime e fragili. Per questo abbiamo bisogno di amare, per questo dovremo tornare a dirci: io sono niente senza te. Il vento mi ha parlato di te, non ti pensavo più, i miei giorni pieni di cose, le mie ore piene di lavoro, i miei minuti pieni di fretta, il mio cuore pieno di tristezza, e tu non c'eri. Ma stamattina, mentre andavo contro il giorno, contro le mie cose storte, contro i cattivi perché fanno crescere l'odio, contro i buoni perché non lo sono, contro tutti perché non ti capiscono, contro me stessa, stamattina il vento mi ha abbracciato, amico duro e sincero, e mi ha sbattuto nell'animo il ricordo di te, i ricordi di attimi nostri, e mi ha fatto pensare a un vivere fuori dal mondo. Michele Grigato. Buonasera a tutti. La prima poesia che leggo si intitola Il luogo che non c'è, l'ho scritta 15 giorni fa. Ho avuto anche il piacere di vederla, insomma, pubblicata e selezionata in un contest online. Spero vi piace. Il luogo che non c'è. C'è un luogo in ogni dove, ne sono sicuro. Un luogo dove ancora il ricordo non è raccontato dagli sguardi distratti dei parlanti. Un luogo sereno, senza lacrime da versare, senza ciotole invecchiate, trascurate da passanti assenti. Un luogo colmo di monete dorate e sorrisi donati. Un luogo di pace, ove riposare questo mio vagare stanco, tra le rime squattrinate di una guerra di emozioni abbandonate. Un luogo silenzioso, dipinto dalle tue mani materne, dalle tue carezze paterne, quelle più ingombranti, un luogo senza tempo e cicatrici. Ci deve essere un luogo nuovo, ove correre a piedi nudi ed occhi bendati, senza aver paura di volare. È il luogo che non c'è, quello che cerco quando sfregio d'inchiostro il mio presente. Naturalmente. Sono a terra, ferma, immobile, come questi corpi ammassati l'uno sul passato dell'altro, accomunati da un presente di guerra, guerra fredda, carne ed ossa esposte al mercato dell'usato garantito. Garantito da chi? Da noi stessi, artificieri di queste guerre di sguardi. Sono fuoco, ardente, lento. Lentamente marcisce la notte incendiaria come l'anima bugiarda che muta ma accompagna all'altare dei poeti, senza pietre e mani pesanti. Poeti viventi, perdenti per chi? Per voi che assenti spogliate, spogliati, impolverati sentimenti? Sono acqua, cheta, trasparente, che sgorga come inchiostro sbavato, sbavato è il rossetto della principessa
che disconnessa s'accascia sullo specchio del pianto, ancora tutta bardata, lacrimante per chi? Per se stessa, per una promessa alla poetessa. Sono aria, pura, matura, e girovago nelle chiese abbandonate, nei cuori trafitti da armature ferraginose, sbottonate, cattedrali senza crocifissi, confessionali senza inginocchiatoi. Sono terra bagnata da un vento infuocato, quella che oggi calpestiamo senza ricordare di esserne grati. Il cielo ci osserva ed attende il prossimo sguardo bieco in cerca di risposte. La terra bacia il fuoco che è in me, il vento soffia l'inchiostro al mio sognare e la pace si immerge in acque di poesia. Si vede che è molto profondo, ha già scritto due libri di poesie, vero Michele? E che ha presentato anche a Roma. Ok? Bravo Michele. Pissoli Mario, contadino poeta. Buonasera a tutti, Mario Pissoli, legato però Verona. E prima ho sentito questo signore che si chiama Adamo e ho tirato fuori questa poesia che ho scritto per la domenica scorsa. Abbiamo avuto la festa del ringraziamento dei coltivatori della terra. Ho letto in chiesa questa poesia, mi è piaciuta molto, quindi la dedico a te Adamo. Però aspetta che la registriamo. All'inizio dei tempi avvenne che il Padre Celeste prese sotto braccio Adamo e con amore gli disse: figliolo, adesso che non sei più ragazzo che mi ruba le mele, ma sei diventato uomo maturo, con Eva tua moglie e la vostra prole, deciderete di porre responsabilità del vostro futuro. Io vi regalo il pianeta Terra, col suo fascino di alti tramonti, con mari e monti, ed estese pianure da coltivare. Però dovete prendere cura e domesticarla, e sarà faticoso, e suderete affinando le zolle e spargendo semenze. Poi aspetterete pazientemente la pioggia. Lei, come un'amorevole madre dei suoi frutti, vi compenserà, dandovi spighe dorate per fare pane e alleviare la fame, a voi e a tutta la vostra discendenza. Adamo ed Eva, da bravi figlioli, con rispetto obbedirono al padre e cominciarono a fare gli agricoltori. Con mani callose lavoravano sotto il sole fino alla carezza delle stelle. Fu così che la prima famiglia del mondo ammirava le cose belle che dalla terra crescevano. E via via che il tempo transitava, maturavano i frutti e gli venerei, e la discendenza di Adamo ed Eva, con l'intelligenza donata da Dio, adottava tecniche buone sempre nuove, fino a noi. Però la missione è rimasta sempre la stessa, nel nome di Dio Padre misericordioso, e grazie ai doni di questa meravigliosa Madre Terra abbiamo il sacro e piacevole compito di produrre il nutrimento per ogni creatura di questo misterioso e miracoloso pianeta. Padre nostro celeste e buono, tu che rimetti i nostri debiti e ci aiuti ad avere il pane quotidiano, sostienici nell'avversità. Grazie Signore, e siamo il tuo pensiero, e grazie. Un'altra dal titolo Niente è veramente serio. In questo mondo impropriamente tondo, che sia paradiso che sia inferno, è sempre colpa del governo. Lo aveva promesso anche Renzi che saremmo stati tutti sorridenti. Invece quest'Italia va avanti a stento come una vecchia 500. Tutta colpa della crisi se si sono spenti i sorrisi e della guerra in Medio Oriente, tocca mantenere molta gente.
Poi sono tanti che hanno perso la casa col terremoto e sono pochi quelli che vivono nella notte. Allora bisogna mettere da parte le agiatezze e pedalare con le vecchie biciclette. Ma c'è sempre il furbetto che gira in Ferrari, portando i soldi rubati in paradisi fiscali. Così i poveri crescono come funghi dopo la pioggia e i ricchi nell'isola tropicale con una bella gnocca. Per fortuna che dall'America, faro del mondo, è sorto un nuovo grande grosso, Trump, che solleverà le sorti di tutta l'umanità. Il suo motto è chiaro e giusto e non fa una piega. Annientiamo tutti i poveracci del pianeta, così non ci sarà nessuno che si compiace, perché sulla Terra rimarremo soltanto i miliardari e nessuno si alimenterà più della povertà. Amici miei, che siate zoppi dai ballerini, il mondo si muove solo col motore dei quattrini e chi è senza deve soltanto portare coscienza. Ma tra la povera gente c'è anche l'intelligente che vuole godere della vita e non chiude un occhio con tanta facilità facendo voto di castità, ma canta l'amore, ritrovando il buon umore. Maestrelli. Buonasera, amica Fernanda. Buonasera a tutti, grazie. Allora, notti buie. E sono così le notti buie, a due colori sfocati, senza quei gesti ritmati, senza un pensiero colorato. E sono così quelle notti scure, quelle che nascono dalle paure, insieme ai grigi pensieri, scordando le risate di ieri. Anche il cielo è arrabbiato, sopra i tetti nessun gatto, tra le nubi nessun volo, e si sente troppo solo. Solo ali di ferro ghiacciate, lasciando scie deformate, che non sembrano tanto divine, ma raccontano siano assassine. Siamo tutti isolati qua giù, ovattati, imbambolati di più. Nascondiamo la testa, continuiamo a far festa, ma festa di che? Oramai siamo al caffè e noi cerchiamo di fermare le onde con le pietre, di catturare i pesci con la rete, di contenere i sogni in un cassetto, di programmare un viaggio sulla luna, di portare tutta la produzione in Cina. Che vuol dire? Noi che predichiamo bene e razzoliamo male, noi che prepariamo un mondo assai spettrale, noi che all'acqua aggiungiamo l'arsenico, noi, proprio noi, andiamo in panico. Inchiostro, inchiostro e lacrime. Rimando a domani e intanto stringo quel foglio tra le mani. Lo apro e stiro le pieghe sgualcite dalle mie dita. Lo leggo a fatica. Velo di lacrime annebbia la vista. Non posso, non voglio. Non credo che poche righe cambino una vita. Su carta l'inchiostro non mente, hai redatto una fine a una credente, hai spazzato macerie su tappeto di foglie ingiallite. Chissà, che si sa, la prossima stagione sarebbero rinate. Mi pongo quel pezzo di carta vicino alla foto sbiadita, non ricordo che autunno, che foglie, che tempo, rammento soltanto il triste momento. Giorgia. Santa Lucia,
Santa Luzia, col castaldo, le due giorni che la piaia, avendo dal Monte Baldo far dormire sulla paia. Alle carga, pora dona, dei zugatoli e dei frutti, che la spande, che la dona, per i fiori di secoda tutti. E il sommusso a testa bassa, con le reci in pingolon, sulla copa gliata cassa, che ha portato del poco buon. Ma che si ingegna la bestiola a portare e a sfaligare, perché dopo, e se consola, è spettacolo ammirare. E questo è uno dei miei autori preferiti, è una anche delle mie preferite che la leggo sempre. Jacques Brel. Non andare via, non andare via, quel che è stato e non conta più, va dimenticato. Dimenticherai tutti i malintesi ed i giorni spesi a spiegare perché. Dimenticherai queste lunghe ore che hanno ucciso amore e felicità, ma non andare via. Per te raccoglierò diamanti di pioggia là, dove la pioggia non cade mai. Ruberò alla terra ogni suo gioiello per vedermi bella lì negli occhi tuoi. E farò di più, fonderò un paese dove amare legge e dove sarai re. Ma non andare via, non andare via. Per te inventerò parole senza senso e tu capirai. E ti parlerò di due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non sognò più lei. Ma non andare via. Quante volte al mondo è tornato il fuoco nel vulcano spento che credeva morto. E non sembra vero, ma un campo bruciato può dare più grano del più dolce aprile e di quelle sere dove si incendia il cielo tra il rosso e il nero. Confine non c'è, non andare via, non andare via, io non piango più, io non parlo più, mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare e ti ascolterò cantare e giocare, ma lasci che io sia come l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane, ma non andare via, non andare via. Non andare via. Amicabile Adriano. Giuliano, sei amicabile. E la voce rispose,
io ti sento, chi sei? Infuriato da quella risposta, egli urlò: Codardo! E ricevette la risposta: Codardo! Allora il bimbo guardò suo padre e gli chiese: Papà, che succede? Il padre gli sorrise e rispose: Figlio mio, ora stai attento. E dopo l'uomo gridò: Tu sei un campione. La voce rispose: Tu sei un campione. Il figlio era sorpreso ma non capiva. Allora il padre gli spiegò: La gente chiama questo fenomeno eco, ma in realtà è la vita. La vita, come un eco, ti restituisce quello che tu dici o fai. La vita non è altro che il riflesso delle nostre azioni. Se tu desideri più amore nel mondo, devi creare più amore nel tuo cuore. Se vuoi che la gente ti rispetti, devi tu rispettare gli altri per primo. Questo principio va applicato in ogni cosa, in ogni aspetto della vita. La vita ti restituisce ciò che tu hai dato ad essa. La nostra vita non è un insieme di coincidenze, è lo specchio di noi stessi. Il non vedente e il pubblicitario. Un giorno un uomo non vedente stava seduto sui gradini di un edificio con un cappello ai suoi piedi ed un cartello recante la scritta: Sono cieco, aiutatemi per favore. Un pubblicitario che passeggiava lì vicino si fermò e notò che aveva solo pochi centesimi nel suo cappello. Si chinò e versò altre monete. Poi, senza chiedere il permesso dell'uomo, prese il cartello, lo girò e scrisse un'altra frase. Nello stesso pomeriggio, il pubblicitario tornò dal non vedente e notò che il suo cappello era pieno di monete e banconote. Il non vedente riconobbe il passo dell'uomo, chiese se non fosse stato lui ad aver scritto il suo cartello e cosa avesse scritto. Il pubblicitario rispose: Niente che non fosse vero, ho solo riscritto il tuo in maniera diversa. Sorrise e andò via. Il non vedente non seppe mai che ora sul suo cartello c'è scritto: Oggi è primavera ed io non la posso vedere. Cambia la tua strategia quando le cose non vanno bene e vedrai che sarà per il meglio. Abbi fede, spesso ogni cambiamento è il meglio per la nostra vita. Sei riuscito? Beh, no. Beh, lo stesso. Io resto un affezionato a Cantano. È ovviamente una poesia vecchio stile dove c'è la rima, perché nelle poesie, tutte le poesie che ho sentito fino ad ora, la rima ormai non esiste più, la poesia moderna non prevede più la rima. Io sono tradizionalista e mi piacciono le poesie ancora con la vecchia rima. Rotonde. Partio da Serea, diretto a Vigo, ho fatto fin legnano la statale. Recavo dal via di Chigli a sosta male, così da raccontare a Lina Vigo. Com'è là? Com'è la sta? Dai, contami, ti dico. In macchina c'era con Pasquale, che mi ha portato in barca all'ospedale, vedi sì, ne è subito venuto. Ricordo che la testa mi girava, sebbene che non aveva le gambe
e al dottore che dubitava, ho detto che sbagliava anche lui. Allora, perché passare per Legnago con tutte queste rotonde a Mambriano? Ho sempre giudicato nella mia ignoranza il mondo dei poeti, il mondo di persone superbe, un po' snob. E un paio di volte che frequento e ho visto che la mia impressione, perlomeno qui, è sbagliatissima. Il poeta è una persona normale, semplicemente mette su carta le proprie impressioni, le proprie emozioni. E la mia invidia, la mia rabbia è scomparsa. Adesso più che invidia e rabbia mi è venuta voglia di copiare. Chissà che prima o poi anch'io riesca finalmente a scrivere una poesia. Finora ho scritto sì articoli sul tavolo del giornalismo locale, per qualche altro giornale ho scritto qualche cosa, ma poesie non sono mai state nella mia corda. E allora ho trovato questa poesia di Alda Merini che parla proprio dei poeti. E allora forse è l'occasione giusta per riabilitarmi anche dagli occhi dei poeti, per riabilitare la mia impressione che avevo. I poeti lavorano di notte, quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il rinciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio, come falchi notturni e usignoli dal dolcissimo canto, e temono di offendere il Dio. Ma i poeti, nel loro silenzio, fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle. Allora Maurizio Bevilacqua, se vuoi venire così ci illustri, devi anche recitare. Provo. Prego. Poi ci illustrerai il corso di lettura. Okay. Avevo preparato un filmato da proiettare, ma purtroppo non abbiamo gli strumenti adatti, quindi niente. Sarà per un'altra puntata. Era un commento visivo ad un scritto che vorrei lo leggesse nostro amico, amante della poesia dialettale. Io purtroppo non sono capace di scrivere e leggere il dialetto veneto, ma ho avuto questa visione, come sono venuto a trovarvi l'altra volta. Sì. E allora ci ho provato anch'io, perdonatemi, non è il corretto dialetto veronese, ma è semplicemente un porvi l'augurio di buon Natale. Ha scritto amico Asea. Allora può darsi qualche parola più breve. È il vecchio Brottolo. Sapeva gonfia molto prima di Celaino con cui la neve veniva giù dal Trentino. Per non perdere tempo e per far prima, è sei infilato lo solevo e pescatina. Un ponte morivo alla vista di Verona, la tira il fiato fermandosi a caressar parona. Ma una volta al cielo le salta sopra la diga, arrivando sparando in città senza fatica. A vederlo fa impressione, così grosso e nero, mi però riaffido lo stesso al pensiero. È veloce sotto al salato, ormai niente lo ferma e lo frena. Fatta una messa curva dopo il ponte catena, quel che il capo travolge, ciapandolo in pieno. Per fortuna, le rigaste lo tengono fuori del sanzetto,
deviando su Castelveccio con le torri e Ponte Merlati. Lu struca l'oceto a due innamorati, o fregandosene egregiamente dell'antica storia, e fa casino con quattro rapide sopra il Ponte della Vittoria, nel salotto di Verona, e spettevola quei cucai che sfiorandolo disse gode a contare i nostri guai. Ma San Giorgio non ingagna anche una preghiera, che resa pronta a credere il Ponte Piera, dagli archi romani, mosegando il venfora, la capivo che dall'isolo è ben deviato ancora. Il gruppo dei turisti, che guarda dai castelli, resta sbigottito a vedere quanto sia bello il panorama che ti vedi da là, col fiume Brontolon che abbraccia la sua città. Ma la non di lavarlo non li saluta neanche, ciappa il rettifilo adornandosi del schiuma bianca e veloce in mezzo agli argini e il cuore via. A San Fermo ha già visto il ponte della ferrovia, e proprio in quel punto, quasi alla fine della città, che ciappa il vagon e che viene da salutare, e prova di altra cosa a voltarsi in brio, ma un tempo il tocco cittadino è finito. Fa solo in tempo a sentire dai luoghi che ha da sa levarsi il dolcissimo bel canto di Natale, e da San Giovanni vede attaccarsi mille luci ad una, mentre dal cielo nelle sue acque si spegne la luna. E tristio il vecchio Brontolon si lascia trasportare, suona la valpadana fino a Chioggia, se basa con il mare. Con quell'abbraccio e lo sbatter delle onde, la sua acqua con quella di suo padre si confonde, esulando a ciaparsi fin sul bagnasciuga tra ciotoli con chiglie e lische di acciuga, che lascia tutti i suoi ricordi di prima, che mi scrivesse sti quattro versi in rima. E siccome ormai mi è passata tutta la rabbia, lascia giù anche il mio pensiero lì sulla sabbia. Vuole sapere se ha goduto quelle passate qua? Porta per piacere i miei auguri di buon Natale a ci soffre, a ci me vuol bene e a qui che mi ascolta. Rubarmela, c'è il copyright. Sapete che l'altra volta abbiamo parlato del corso che stiamo preparando con il gruppo La Cultura che sta finendo, il corso di lettura, che è propedeutico poi alla recitazione, ma intanto impariamo a leggere. Proviamo a leggere ponendo gli accenti sulle giuste vocali, ponendo le pause nel posto giusto, cercando di accentare la frase con più o meno enfasi, come è stato molto bravo il nostro amico che non ricordo il nome. Grazie. Ecco, sono quattro lunedì, ogni lunedì stiamo due ore insieme. Primo lunedì faremo una conoscenza e ci sarà Jerry con la telecamera, faremo come dei comitati. Registreremo chi vuole partecipare a questo corso che costa solo 10 euro. Questi provini però ci serviranno perché poi alla fine quando faremo un piccolo saggio in questa sala, immagino, e faremo anche il confronto. Cioè vedremo i risultati che siamo riusciti ad ottenere per ciascuno di noi alla fine di questo corso. Quindi si vedrà il filmato della prima lettura e il filmato invece della seconda e ultima lettura. Questo corso è diverso da tutti i corsi che ci sono in giro. So che ci sono tante realtà anche di compagnie teatrali che organizzano corsi, eccetera, perché parte dall'idea che
non è necessario essere autori, abbiamo visto qui, no? Non è necessario essere maestri di recitazione, però almeno quando c'è un pubblico che ci ascolta, almeno sapere che certe parole vanno dette in un certo modo. Allora, noi insegniamo a leggere, ma a leggere ad alta voce. Alla fine del corso vi renderete conto di quanti progressi siamo riusciti a fare. Il corso inizia secondo lunedì di dicembre. Costa 10 euro e potete direttamente alla signora o a Terry dare i vostri dati. Questa è un'altra scritta in dialetto veneto. Un povero Cristo, come ho visto. Si intitola Se Ciava Schei. Lui o pagare tasse dell'Arlendrino, Marti o versare affitto all'altro dell'Arlendrino. Mercoli immagina fare il grande portatore. Vengono, sono sicuro, userà un altro creditore. Siccome che l'ho fatto la settimana bianca, penso. Poi, che lo mando di Lombardia. Alla sua scrivania de vero legno, dopo che ha ascoltato il mio disegno, vestito di blu e un doppio petto, il direttore mi dice con sorrisetto, note che bel cosa in quattrino, non potevo darti neanche un decimo denino. Ma se gli avessi un franco, sbotto, non sarei a mia venuto a battere banco. Guarda, funziona così, dice il direttore, sumendo l'aria da professore. Te parlo come fosse così. La banca te li dà, e ti, te che ridendo io. Per la casetta potevi parlarvene, ok, ma per mangiare beva, non te ne demo schei. Se poi non te riesci più a darne di qua, posso mica domandarti di volontare. Poi a Carla parte, che vaga a muore, te parte a cantare, ma lei è la che suona. E buona che vaga anche il direttore, subito adesso, col doppio petto e quel sorrisetto sulla sua faccia da cuoio, che non fa rima alcuna, ma va ben stesso. La vita di un uomo in confronto all'eternità è come una piccola nota in confronto ad uno spartito di un'opera lirica. Così la nostra vita appare governata da una mano che noi non conosciamo, come quella della nota, che sta lì sullo spartito e aspetta il momento in cui il musicista decide di suonarlo. E la lunghezza della vita della nota che stai vicino al microfono, la lunghezza della vita della nota e fu che il musicista decide di suonarla. È così la nostra vita, finché il nostro violinista decide di farci cantare con la nota. Si intitola violinista. Solo aspetto il gran violinista, una nota sullo spartito fitto di suoni pacata, silente, col ventre nero e il capo reclino, sul lungo collo sottile, molte come me hanno già compiuto il loro esistere, altre attendono sul rigo, a pancia vuota, o accoppiate, o sovrapposte, con valori diversi. Man mano la melodia consumata ci rende inutili un sedicesimo per l'esistenza. Due quarti. Fortuna mortale. Conosco il mio dovere, attendo composta il turno per gridare e finito il mio tempo, un trentaduesimo, un quarto, chissà, tornerò a tacere. Un giorno il gran violinista ricorderà tutto il motivo e nel fischio
schiattare spensierato e mi riporterà alla vita. Ma tu potrai riavermi accanto, modulando il ricordo e il cuore gonfio di nostalgia. Adesso ancora Adamo Bressan. La nebbia ha le basi, solo ai campi che dorme si ha disteso una grigia tramontina. Le alberi ammuncia la mantellina, a far da quarta su misura ise. Sulle caccole un colpo di color, una galassia di lune e di oro vecchio, che suga colto sulla via del mondo. Che una casetta che la parmicata, una stiga sbacciata e polpiatisse, solo i lampioni chi la tiende oggi, o le femmine che pisolo appostati a spalliere di piombo. Ogni volta che vengo l'ombra e son sogno, rumori, odori senza faccia e loco, parole smorsegate, spiavi spiansisi da pesare dei quenti tracanate dal cielo della piova. Una sera di nebbia è la vita, un pato grigio sul mea e destro, e poi un pato in uso. Maria Cavallini. Solo per niente. Tanto tempo è passato da quando Tutteletti, ancora sotto le coccole del prete, si esudava al ciampo, neanche al potante. E se si godeva con niente, non era macchina e televisione, e si rivea col cuore in mano a rete. La sera le piazzate le si venia di gente a parlare, a ridere e a ciassare. Se stava peso, peso forse, ma anche se con fatica si andava avanti sempre. Se qualche fiore o e si perdeva per strada, era un dolore per tutti e tutti si trasera da fare perché tornasse a casa senza tirarsi in drio. Tanto tempo è passato da quando il sagrasse della chiesa alle piedi dei siti dei contenti. Quanto tempo è passato e passa così tanto che si è pensato che su si perde il sentimento. Ma mi non moro, anche se vedo e stracco, sento a sperare che torna quel tempo. Quando si poteva asciugare al ciarco e se si voleva bene anche a partire. Giovanni Marcato di Romagnato Grezzana, è sempre uno che è stato premiato al premio Roghi di Sacramento. Carlo Lorenzetto. Ecco, anche un po' del più stuarsi solo.
e sotto sto cielo un pittura tra nuvole di chiaro che spunta le ali dal cuore. Era nel vero se desse a vedere il corpo che vive. E qua, la mente fotografa speranza. Intanto tira il ragno, ma non si sole, senti nulla. E che rassicurava il piano del ventisello sopra i cubi, e con una ampia fantasia. Guardando la scianda di luna e di luna, gli occhi si sala, e il sonno si accumula, e mi prescindendo al mondo del silenzio, ma il cuore montato, partire d'amore e desiderio, continua a navigare, del cielo di sorge. Piacente Fiorenza. Vi leggerò con il tempo. Con il tempo si impara la sottile differenza tra sostenere una mano e incatenare un'anima. E si impara che l'amore non significa andare a letto e una compagnia non significa sicurezza. Così uno comincia a distribuire tutti i suoi cammini nell'oggi, perché il terreno di domani è troppo insicuro per fare piani e i futuri hanno la forma di cadere a metà. E dopo, col tempo, uno impara che se è troppo anche il calore del sole brucia. Così uno pianta il suo giardino e decora la sua anima al posto di aspettarsi che qualcuno porti fiori, e impara, e ogni giorno impara. Con il tempo intendi che i veri amici sono contati e chi non lotta per loro presto o tardi sarà circondato da false amicizie. Con il tempo imparerai che cercare di perdonare o chiedere perdono, dire di amare, di voler essere amico di fronte a una tomba non ha più senso. Però sfortunatamente solo con il tempo imparerai. Michele Grigato. Questa l'ho scritta questa settimana facendo colazione. Si intitola Colazione sotto vuoto. Lo spigolo bruno ai margini di un tavolo troppo azzurro da parer surrealismo radiale è lì, accatastato, freddo e pensieroso, divelto nel cuore dalla sottile linea rossa, profonda, netta, quasi fosse amante perfetta. Un bicchiere mezzo vuoto, ancora frastornato dal mio sorseggiar trasparenza e dissolvenza, siede giocoso nell'epicentro della confessione matutina. La regina, dallo scettro dorato, è lei, sempre lei, madre di tutte le creazioni, abbraccio di note e vibrazioni sovraumane. Sottovuoto, sottovuoto, sotto pelle, sotto tavolo, sotto questo cielo stellare, c'è un paroliere vagante, un mendicante di ragioni, un mercante di emozioni. Ed io alzo lo sguardo al cielo, incurante delle voci ferraginose, ancor sognanti, sopra la mia vista soverchiata. Bissoli Mario, contadino poeta.
famiglia di Natale e penso quasi doveroso, no, così su Natale, facendovi logicamente gli auguri di buona festa. Profumi di Natale. Nell'oscurità della notte, figlie di fari tagliano i nastri delle stelle, cercando di dischiudere il mistero della povertà. Con sorpresa appaiono giganti vetrine paganti, un via vai di mari, cercano il miracolo sperperato a quattrini, gli illusori regali di felicità. Dall'altra parte della città, processioni di persone dentro miseri pastrani allungano le mani per sfiorare con tenerezza un piatto di minestra e di una mano tiepida che accarezzi la loro esistenza. Ognuno si gode la festa, come meglio crede, dentro il tepore di una fede portata dalla luce di Gesù. Scambiamoci un abbraccio e vogliamoci bene. Belle feste a tutti voi. Fernando Maestrelli. La mia prigione. La mia prigione ha pareti colorate, finestre semichiuse e quadri che parlano di me. La mia prigione è un abito contrappeggio, un trucco ben studiato per nascondere il passato. La mia prigione è silenzio ricercato, di un bosco mai esplorato, di un fiore mai sbocciato, ricordano te. E adesso Giorgia. Non so se vi ricordate, ma tanti anni fa c'è stata una tragedia al Festival di Sanremo e Fabrizio De André, che non scriveva mai, questa, diciamo, poesia che poi ha musicato, a Luigi Tempo. Fabrizio De André, preghiera in gennaio. Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare. Quando verrà il tuo cielo, là dove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suoi cibi dirà, baciandoli alla fronte, venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Fate che giunga a voi con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche. Fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio, che al cielo e alla terra mostrarono il coraggio. Signori ben pensanti, spero non vi dispiaccia, se in cielo in mezzo ai santi, Dio tra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte, che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso lo hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, per quelli che hanno vissuto con la coscienza pura. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Allora, abbiamo anche una coppia di lettori questa sera, Amicabile, signore Amicabile, Adriana e Adriana Giuliani e Amicabile Graziano. Stasera abbiamo fatto il tempo a farne entrare. No, ma sì.
come credi. C'era una volta una coppia con un figlio di 12 anni e un asino. Decisero di viaggiare, di lavorare e di conoscere il mondo. Così partirono tutti e tre con il loro asino. Arrivati nel primo paese, la gente commentava: guardate quel ragazzo quanto è maleducato. Lui sull'asino e i poveri genitori già anziani che lo tirano. Allora la moglie disse a suo marito: non permettiamo che la gente parli male di nostro figlio. Il marito lo fece scendere e salì sull'asino con lei.